responsabile del settore giovanile della pallacanestro reggiana, ospite nella nostra redazione per parlare di un progetto importante che avete presentato la scorsa settimana, che è quello dell'Academy. Cosa vi aspettate e in cosa consiste questo progetto? Il progetto è rivolto alle società del territorio fondamentalmente e non ha, come dire, un immediato scopo dal punto di vista poi dell'attività sportiva. Cerchiamo di così aiutare le società a fare rete tra di loro, dando per quello che è possibile il nostro supporto, perché abbiamo come obiettivo ambizioso, e ripeto, speriamo di esserne all'altezza, di aiutare il movimento in generale, il movimento della pallacanestro sul nostro territorio, di svilupparsi e crescere. Per questo pensiamo che possa essere a medio termine di vantaggio per tutti. Questo è l'obiettivo grande che abbiamo. E poi ci saranno, come ci sono già tuttora, però senza bisogno di avere questa formalità ulteriore, ci sono già rapporti con le società. Sono rapporti però che sono magari uno a uno, con una società, con un'altra società. Vorremmo, ripeto, alzare il livello e mettere assieme tutte le società del territorio per provare a fare assieme qualcosa di utile per tutti. Il settore giovanile è una delle eccellenze riconosciute della società cestistica reggiana. Tu sei da tanti anni responsabile del settore giovanile. In cosa consiste il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nel coordinare intanto un gruppo di persone estremamente motivate e soprattutto animate da tanta passione. E fortunatamente posso contare, fare affidamento su persone che sono anche competenti nei loro ambiti, per quello che è il nostro contesto. Quindi la prima cosa è coordinare queste persone, poi anche di allenare direttamente sul campo i ragazzi, e questa è la parte più ovviamente più gratificante, insomma, che vedere dei ragazzi che si impegnano spalla a spalla tutti i giorni per ottenere dei risultati, per ottenere dei miglioramenti individuali, insomma, è quello che poi ci dà la benzina per andare avanti tutti i giorni. Quello è l'aspetto veramente anche emotivamente più gratificante. Nel corso delle stagioni sono stati raggiunti tanti risultati importanti. Ricordo gli scudetti a livello giovanile, hai ricordi particolari di questi? No, anche perché il ricordo che ho è che magari finché non vinci il primo di scudetti è sempre un po' questa idea, questo tardo di dire ma com'è, poi quando finalmente ci arrivi è una grande gioia, una grande soddisfazione, ma ti accorgi che dal giorno dopo sei già lì che stai cominciando a pensare cosa devi fare il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo, insomma, quindi sì, è un traguardo, ma poi rimane, come dire, rimane uno stendardo appeso in palestra, dopo si va avanti con quella che è l'attività vera, che è quella di aiutare dei ragazzi a, se è possibile, a crescere nel migliore dei modi. Questo lavoro di allenamento, c'è anche un lavoro preliminare, cioè la ricerca dei talenti, lo fate in tutta Italia, avete portato a Reggio ragazzi che magari non erano di primissima fascia, ma che siete riusciti a plasmare, modellare e poi farli debuttare sull'alto livello. Sì, questo diciamo che sul discorso del reclutamento noi abbiamo sempre tenuto un profilo basso, perché io per primo sono un po' spaventato da quelle situazioni in cui ci sono dei ragazzi che già in giovane età si presentano con aspettative molto alte, e lì è purtroppo dopo le possibilità di le percentuali di fallimento rappresentano un rischio molto alto, per cui o troviamo un talento conclamato di alto livello, oppure cerchiamo di andare a cercare quei ragazzi che abbiano un buon equilibrio tra il talento che noi riusciamo a vedere e le aspettative però che circondano i ragazzi, che devono essere ancora sotto controllo, devono essere ancora ragionevoli, insomma. Sono stati tanti comunque talenti che sono arrivati in eccellenza alla nazionale italiana, che tu hai allenato, sono giovanissimo, prima abbiamo parlato di Basile, ma ricordando di Gigli, eccetera, eccetera. Oggi in questi giorni si parla tantissimo di Nicolò Melli,
che ha raggiunto un traguardo straordinario. Tu tra l'altro avevi già allenato, mi hai detto, per un anno Kobe Bryant, non è il primo traversoletto reggiano che si porta. Kobe Bryant l'aveva nato 1 milione di anni fa, e diciamo che gli allenatori veri di Kobe sono stati Mauro Cantarella ed Enrico Sampietro. Poi l'anno dopo, quando Kobe si è allenato con il gruppo che allenavo io, quello del 78, ha avuto problemi al ginocchio, problemi di crescita, quindi si allenava un po' a singhiozzo. È stato, voglio dire, ripensandoci adesso è stato bello, c'è qualche episodio anche divertente, ma è chiaro che Kobe è una bella storia da raccontare, ma non è che lo possiamo considerare come prodotto del nostro settore giovanile, anche se ha fatto 2 anni con noi, e so per certo che lui li ricorda con piacere, e per lui sono stati, li considera importanti. Con Nicolò è un pochino diverso, perché Nicolò è cresciuto con noi fin dalla scuola basket, ha fatto tutto, veramente tutto il percorso con noi, e sì, è motivo di grande soddisfazione questa cosa qui, siamo tutti contentissimi per lui.